due due. E poi quando lui esclama e dice: no, guarda, fate una cosa. E 5.000 di tritto di lacca. No, è che c'entri, io le regalo. Una cosa insieme. Una cosa insieme. E non si può non ridere. Con grande. Crazy, davvero. Con grande tristezza, sì. Ha lasciato. Sì. Sai, lui era. Perché per me lui vive tuttora oggi nei cuori dei napoletani, Doc. Era appunto quel classico personaggio partenopeo, lui era di San Giorgio a Cremagna, quindi dove ti faceva ridere usando il napoletano pulito, non volgare. E lui era così anche nella vita, quindi c'è questa semplicità massima di questo essere umano che io ce l'ho con grande ricordo nella mia cernia del cuore. È una persona che non dimenticherò mai, un attore che non dimenticherò mai, mai. Infatti lo cito sempre, anche nei concerti, attraverso una canzone di Pino Daniele. Noi abbiamo due chicche di Pino Daniele, che qualcosa arriverà. Tanto non passa nessuno, non c'è poco, guarda, bellissimo. Me lo suona. Mamma mia, sono delle. E quando mi rispecchia un po' uno degli ultimi film, Rivede il Signore. No, no, Rivede il Signore. Quando era. Pensavo fosse Muore, ma invece era un Calesse. Sì. Sì. Che tra l'altro. E invece l'altro, qualcosa arriverà e Le vie del Signore sono finite. Sì, tra l'altro Pino Daniele usa ha usato quando per. Il tour by Mori comincia da 30. Bene, vedi. Lo spettacolo parte con quando si vedono lui e Massimo. Che c'è qui. Un grande. Secondo me dopo Troisi, un po' gli ultimi re di Napoli, appunto Totò, Troisi, tutta quella dinastia là, che hanno dato colori, calore ed emozioni spettacolari ancora al vero cittadino campano, napoletano. L'ultimo CD che hai ascoltato, che ovviamente non sei tuo. L'ultimo CD che ho ascoltato. Ecco, l'ultimo CD che ho ascoltato è un The Best degli anni 80, in particolare Nick Kershaw. Anni 80. Good Nick Be Good, una cosa del genere. Good Nick Be Good to be. Bellissima la canzone, anni 80 sono meravigliose. Seven Prayers di Duran Duran, ma quello è un The Best Hits degli anni 80. Tra l'altro anche nel tuo spettacolo ci sono molte canzoni di quegli anni. Sì, sì, è perché io mi sono nutrito di quella musica, quindi sono cresciuto con quelle canzoni lì, mi hanno dato. E sono. Tuttora oggi è un po'. Sai, gli anni 80 io li rivedo un po' come gli anni 60. Gli anni 60 per i nostri genitori e chi ha vissuto quegli anni là, dice, non so, per chi li ha vissuti divini. Sono un po' come gli anni 80 nostri, almeno la musica degli anni 80 non passa mai inosservata, non è dimenticata. Senti Luigi, in realtà volevo chiudere questa nostra puntata. Siete d'accordo? Ragazzi, la musica degli anni 80. Sì, vedi, no, vero. Ma loro sono anni 80. Io sono nato negli anni 80. Vabbè, ma l'hai respirata quella era lì. Sì. Poi ci facevo giovanotto, sai. Sì, no, è che ragazzi, poi magari fra 10 anni non potrò più farlo, lasciatemelo fare ora. Allora, no, volevo chiudere la trasmissione citando il tuo debutto nel 1996 al Festival dei Nuovi Musicisti Emergenti Italiani. Hai vinto con la canzone Amore Maledetto, sì. Il premio Rivelazione 96. E all'epoca ero con questo gruppo, si chiamava Sotto la Pioggia, che è stata la mia prima esperienza forte. Dai, poi inutile chiederti come nasce il gruppo, che nome è? È meglio che non te lo dico, perché mi ricordo, col mio pianista all'epoca, Salvatore Petrone, un pazzo scatenato. Ogni volta che suonavamo, poi andavamo da qualche parte, ma c'è un tampazzone esagerato. Sì, tanto non è possibile. Ho detto, ma o ci chiamiamo Sotto la Pioggia, proprio un fatto scaramantico. E devo dire, ha funzionato. Abbiamo girato parecchi locali, abbiamo fatto parecchie feste di piazza, soprattutto al Vomero, il Terme di Rapolano, abbiamo fatto tante cose carine. È stato l'inizio nel 96 dove si prendeva, ho preso confidenza un po' col palcoscenico, col pubblico, eccetera. In verità io ho cominciato che avevo 10 anni, in quinta elementare, dove ho cantato We Are the World, USA for Africa. Prima e seconda strofa e dopo sono scoppiato in lacrime. In un saggio all'elementare della mia maestra, mi ricorda ancora, dice, ma come Luigi tu piangi? Io ho messo il tagliere per te. Male, sbagliato, dentro di noi, mi emozionatissimo. Oh, Luigi, so, però perdonami, hai fatto tantissime cose, ma cosa è che secondo te non. Cosa non vorresti rifare? Ecco, insomma, pensi di aver fatto cose giuste, sbagliate, cioè cosa non ha funzionato poi nel corso della carriera? Perché c'è qualcosa nella vita di un artista che non funziona. Cosa non ha funzionato? Secondo me tutto sta nei tempi e nelle chiavi. Forse in mio percorso, subito dopo la televisione, perché è stato ancora magico, ma dopo 4-5 anni comunque si era chiusa, diciamo, un po' lo schermo televisivo, è che non mi sono trovato nei momenti giusti al posto giusto.
E quindi... là magari forse un po' di sfortuna, non, cioè non ti senti dire, sai Andrea, forse ho sbagliato, non so, a... No, sai cos'è? Secondo andare me... a fare colpa a un caffè, insomma, a qualcuno. No, secondo me è giusto che si manda a quel paese della persona, perché si vive anche, come hai detto tu prima, di soddisfazione. E io dico che quando si lavora, e si lavora con professionalità, si lavora con permenismo e con persone che credono nelle cose cui tu fai, allora è anche giusto che se anche io dovessi mandare a fare quel paese, un caffè, anche il Papa, c'è un motivo giusto per il quale tu l'hai fatto. Cioè lei che domani mattina mi alzo e dico, ah sì, tu sei il Papa, ma va, no, assolutamente. Io dico, anche il buon Dio ha sempre detto, dove non vi ascoltano, pulite vi piedi andate. Allora, fin quando la mia anima e la mia mente soprattutto mi dicono in quel caso, io ho ragione, puoi essere anche il Presidente della Repubblica, non mi interessa. Però devo tornare a casa, guardare in faccia mio figlio o mia moglie e dire, ho fatto la cosa giusta. Anche perché domani avrai, cioè anche tu avrai un figlio, sì. Che gli dici, ah mannaggia, ma tu sapessi quante me l'hanno fatta e me l'hanno detto Andrea caro, proposta indecente a tutta forza, anche da uomini. Questa è una, purtroppo... Ma so che anche a te hanno avuto delle proposte indecenti, sì, per fare dei salti particolari. Sì, ma preferisco però, fare le cose, ecco, che faccio. Però vedi, io sono contento di rimanere qua a raccontarti anch'io la mia vita. Domani quando devi arrivare a fare... Vedi, io sono arrivato da Paolo Limiti, 3 secondi li voglio strappare, che è importante anche per chi ci segue e per chi decide di fare questo lavoro. Io sono arrivato da Paolo non perché mi hanno raccomandato, io sono arrivato da Paolo perché io ci ho creduto, ci ho sempre creduto. E poi ci sono stati i casi della vita che mi hanno fatto arrivare in quel posto, in quel luogo, su quella scrivania, ma è stata tutta farina del mio sacco. Quindi per chi volesse fare questo mestiere, per chi già lo fa e purtroppo si inciampa in degli ostacoli molto più grandi di noi, io dico sempre goccia dopo goccia anche la pietra si fora. Questo non lo dico io, lo dice il Padre Eterno. Quindi se ci credete, ma qualsiasi lavoro, prima o poi succede. Signori, sono contento, felice, entusiasta di aver avuto ospite qui in Casa Volpe, Luigi Libra. Grazie a voi. Grazie Luigi davvero grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo voi, per crepi. Tutto. Ci ritroveremo a ottobre, ci conto per la presentazione del tuo nuovo progetto con i due. Ci vediamo in tour quest'anno nel frattempo. Nel frattempo. Poi parleremo. Ci vediamo in tour. Grazie. Arrivederci a tutti, grazie a voi. Tutto. Andrei, faccio una notizia napoletana. No, ma c'è una stessa da chiara. Ma perché ogni sera pensa a Napoli con me? Pensa a Napoli con me. No! Mio vero! Vedi? Come si fa? Luigi è. Ah, veramente, questo posso fare. Porte casuna con un stemma rete. La cupulella che vi si era esata. E passa scampagnando per tu l'ed con mano a te fa guarda papapara papapara tu vuoi fare l'americano americano americano senta a me chi tu fa fa tu vuoi vivere alla moda ma se bevi un whisky and soda poi siente disturbata tu a ballo rock and roll tu giochi a baseball ma esordere cammella chi te li dà la borsetta di mamma tu vuoi fare l'americano americano americano papara basinato in Italia siente a me non c'è sta niente ma ok napulita tu vuoi fare l'America tu vuoi fare l'America tu vuoi fare l'America. Carletto si è fatto grande, devo comprargli quello scooter che mi ha chiesto tante volte. Mariuccio vuole il computer, le serve per studiare. E mia moglie se lo meriterebbe proprio quel viaggetto. Papà, è la banca.
Et Varese. Bisogno di liquidità? Ci pensa Magliano Group, lo specialista del settore finanziario e creditizio. A me? Eh no, figlia mia, a me, ma parlo una cosa seria.